e sono in questo momento molto incerti su quello che potrà succedere, ma quello che chiedo a voi è, davvero cambierà tanto per il business, Fabio Arpe? Ma allora, nel caso ci fosse una vittoria della Brexit, che in questo momento sembra abbastanza probabile perché i sondaggi danno in vantaggio alla Brexit, anche se i sondaggi abbiamo visto ormai che dappertutto contano fino a un certo punto, ma diamo questo tipo di ipotesi, ci sono tre situazioni distinte che si verranno a verificare. La prima sarà quella della reazione dei mercati finanziari, che avrà tre poli di fondo molto molto chiari. Uno, il flight to quality, quindi andremo verso i beni rifugio e ci potrebbe essere anche un'inversione della curva dei rendimenti, quindi addirittura il decennale tedesco che già aveva raggiunto livelli negativi potrebbe scendere ancora ulteriormente, quindi un'inversione della curva. Il dollaro che potrebbe apprezzarsi in maniera piuttosto considerevole rispetto all'euro, quindi andando verso la parità, o forse anche sotto, e inevitabilmente, siccome si potrebbe scontare una recessione visto l'uscita della Gran Bretagna dall'euro, si potrebbe avere anche una caduta dei listini, che però è già stata in parte scontata e si potrebbe avere un altro 5-10% di discesa. Detto questo, ci sarebbe un secondo effetto, un pochettino più in là, che sarebbe il più pericoloso, che sarebbe quello dell'effetto domino, di cui ha parlato Schäuble in maniera, venerdì, a mio avviso, in maniera un po' avventata e forse anche un po' incendiaria, cioè alcuni paesi come la Danimarca, Paesi Bassi. Paesi Bassi, eccetera, potrebbero anche loro indire dei referendum simili, potrebbe farlo anche la Grecia, potrebbe farlo anche Podemos a settembre, ci sono delle spinte nazionaliste da tutte le parti e questo potrebbe creare un effetto domino estremamente rilevante. Terzo effetto su quello che poi rimarrebbe eventualmente dell'Europa, che evidentemente qualunque risultato ci sia, anche se ci fosse un 50-50, evidentemente vuol Sarebbe dire che le indebolita cose sarebbero politicamente. indebolite e comunque si dimostra che il progetto così com'è non funziona, ma se uscisse l'Inghilterra e rimanesse soltanto l'Europa continentale sarebbe un'Europa a trazione fortemente tedesca e non sono convintissimo che i paesi fondatori, fra cui l'Italia, Ne ne gioverebbero. avrebbero un grande vantaggio. Jan, allora, i primi effetti che raccontava Arpe sicuramente sarà così, no? Corsa ai beni rifugio per la paura. Ma io continuo a dire, ma è giustificata o no questa paura? Che cosa cambia se la piazza finanziaria di Londra esce dall'Unione Europea? Beh, cambia, secondo il presidente di Confindustria che ce l'ha dichiarato poche ore fa, cambia poco e si spera che secondo il presidente di Confindustria Boccia prevalga il buon senso. In realtà la borsa di Londra, insomma, è in mezzo a un merger abbastanza importante con la borsa di Francoforte, quindi vedete che forse la finanza è già corsa in E parte Milano è ai già insieme a ripari. Londra, Esatto, ecco. esatto, esatto. L'impatto sull'economia italiana, cito nuovamente il presidente Boccia, dovrebbe essere abbastanza limitato perché i nostri scambi economici con il Regno Unito sono limitati a dei beni molto particolari, molto di alto livello e quindi i prezzi, insomma, anche se ci dovesse essere un'oscillazione, non dovrebbero essere traumatici. Bisogna però vedere oggettivamente nel sistema molto debole delle nostre banche, della nostra finanza in questo momento, come dimostrano tutti gli scandali degli ultimi mesi, quale impatto tutto ciò possa avere. Bene o male, dobbiamo ricordare che abbiamo la prima banca del paese, Unicredit, che è in mezzo a una fase di rinnovo dell'amministratore delegato. Altre banche sono in una fase molto complicata di aumento di capitale dove sta subentrando il fondo Atlante. Banco Popolare sta per fondersi con BPM. Insomma, non era, se lo facciamo tra un mese forse era meglio. Non, ho dubbi anche su questo che ci fosse un momento adeguato. Arpe, ma gli inglesi, appunto, lei cita i sondaggi, sono un po' divisi, c'è una elite che reputa insensato uscire dall'Europa e c'è una maggioranza, forse addirittura, di inglesi che non fa parte di una comunità internazionale un po' esclusa, che invece vorrebbe uscirne. Perché? Perché quegli inglesi? Cioè, una scelta anche razionale o solo di pancia, di paura? Ma gli inglesi non sono mai stati, Molto francamente, europeisti, molto certo, no? europeisti, Questo. questo devo dirlo chiaramente. È stato chiesto anche a qualche illustre commentatore se Churchill avrebbe votato sì o no, e la risposta è stata che molto probabilmente Churchill avrebbe votato per un'uscita dagli Stati Uniti d'Europa, che poi non si sono effettivamente fatti. È chiaro che però per la City inglese questo sarebbe effettivamente un colpo molto 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 duro. Poi se il pallino andrà in mano a Francoforte oppure a Parigi, questo lo staremo a vedere, però è chiaro che questo sarebbe evidentemente un qualche cosa che non va
molto nella direzione giusta. Perché un voto di pancia? Un voto di pancia perché sono state fatte anche alcune cose negli ultimi tempi che forse lì sì potevano essere fatte fra un mese, perché andare a raccontare agli inglesi in mezzo a questa campagna elettorale per il sì o per il no che gli daremo qualche centinaia di migliaia di siriani se continuasse questo esodo come è stato fatto 15 giorni fa, evidentemente non aiuta molto un paese che francamente dell'accoglienza dei profughi non ha fatto una bandiera portante, quindi questo francamente è uno degli elementi su cui punta molto il fronte dell'uscita, quindi isoliamoci da chi sta accogliendo di tutti, ricordiamo che alcuni studi dicono che nel 2050 in Europa ci sarà un musulmano e un cattolico. È evidente che il tasso di natalità delle due popolazioni è completamente differente, gli inglesi su questo sono molto molto sensibili, forse si fa appello magari un po' alla demagogia, ma tant'è, questa è la situazione. Vorrei ricordare che però poi per l'Inghilterra si aprono due scenari, oltre che la discesa della sterlina, il fatto che gli scozzesi il giorno dopo indicano un altro referendum, perché gli scozzesi, però gli scozzesi vogliono rimanere all'interno dell'Europa, certo, e quindi come tali molto probabilmente potrebbero cogliere l'occasione per dire vabbè, avete uscite. Voi uscite, noi invece vogliamo restare. E quindi magari si ripercuote un'altra situazione di questo genere. Quindi. Jan, in chiusura su quanto diceva Arpe, l'Europa avrebbe potuto comportarsi diversamente? Potrebbe dire cose diverse in questo momento? Ma sinceramente l'Europa con il Regno Unito non si è mai capito che rapporto abbia. Già tantissimi anni fa, l'allora premier Tony Blair dice basta mettere la preposizione euro davanti a qualsiasi cosa e diventa tutto noioso. L'atteggiamento è sempre stato questo, tant'è che in fondo, bene o male, non si è mai parlato di un'integrazione, di un ingresso nell'euro in modo forte. L'Europa ha le sue regole che non sono quelle del Regno Unito, perché il Regno Unito ha un sistema economico diverso nelle fondamenta, con un sistema finanziario molto più forte, molto più autonomo, privo di controlli, tant'è che definire la City di Londra il primo paradiso fiscale al mondo non è sbagliato, secondo molti osservatori. Queste regole, messe insieme alle regole europee, dei limiti, delle mille regole a cui noi siamo sottoposti come italiani, era già difficile. Non è un salto nel vuoto, è un salto importante. D'altronde l'Europa è sempre stata fatta, la storia dell'Europa, di grandi scarti e di grandi conflitti. Questo potrebbe essere uno scarto importante, ma secondo me non cambierà la storia. Allora, grazie ad entrambi, grazie a Jan Pellissier della Press e grazie a Fabio Arpe di Arpe Group per essere stati con noi. Allora, direi ci fermiamo un istante e torniamo tra pochissimo con le Breaking News.